Rosalia, Santuzza Bedda, facci la grazia. A risuscita i morti in funnalumari. Sono iddi, innocenti, che soffrono assai. A ricoggli in case, runa iddi, una nuova speranza, una ragione. Vennero a capi campari e vittero. Umai, se tu, signo, a cruci, u lampuri luci, in serragliata nu monti, da lì in basciu, e chi viri? Dolori. E come facisti, capisti, faccia al re un miracolo. Rennici digni d'un oscio passato, semo genti di sangue, un russo e sapori. Stanno entrando. Sono gli altri. Quanti? Non lo so. Dicono 75. Vengono dal tuo paese anche questi? Vengono da tutta l'Africa. Ci sono cristiani come me, musulmani, animisti. Quindi credevano tutti in Dio, negli dèi. Almeno questo. Lei pensa che sia importante ora che sono morti? Era importante quando erano vivi. Adesso chi se ne frega se incontreranno lui o nessuno, è uguale. Tanto sono morti. Ma tu non sei cristiano? Sì, e che vuol dire? Ci sarà il giudizio per loro, per me, per lei, per quelli che guidavano le barche e ci hanno lasciato morire. Ci sarà il giudizio per tutti, ma non ora. Intanto è così. Corpi accatastati senza Dio. Carcasse di un'umanità che chiedeva solo un po' di speranza. Tu come sei morto? Non bevevo da 2 giorni. Si è rotta una vena nella mia gola. Mia madre mi teneva la fronte e gridava: «Mio figlio sta soffocando, aiutatemi!» Uno di quelli che guidava la barca è venuto giù dove eravamo ammassati e l'ha colpita con il calcio del Kalashnikov. È svenuta. L'ho vista dormire accanto a me, solo che io, piano piano, me ne andavo. Il tuo corpo, quando ti hanno scaricato, era ancora sporco di sangue. Le ragazze dell'ospedale civico ti hanno pulito con acqua, carezzandoti. Lo so, sono state gentili. Ce n'era una, Elisa, che mi asciugava il viso e piangeva. Diceva che potevo essere suo fratello. Io pensavo che stava esagerando. Lei è bionda e con gli occhi azzurri. E io? Che c'entra il colore? Quanti anni hai? Avevo. Scusami. Niente. È che quando muori certe cose ci tieni. Avevo 20 anni. E lei? Io ne ho 60. È stato gentile a venire ad accoglierci. Faccio il sindaco di una città che oggi non sa più dove mettere le bare. Si accolgono i vivi e si accolgono i morti. A me la vostra città sarebbe piaciuta. È molto caotica come certi sogni. Immagini, intrecci di storia, di volti. E non sai mai se hai a che fare con uomini buoni o uomini cattivi. Lo scopri solo al risveglio, dall'amaro o dal dolce che ti resta in bocca. Come sindaco lei è molto strano. Lo dicono in tanti. Io non credo. È che amo la vita, la mia città. Il brivido che mi dà assumermi le responsabilità. Ha visto? Sta per ormeggiare. Ora scaricheranno gli altri. Per fortuna lì non ci sono miei parenti. Di dove sei tu? Sono dell'Eritrea. Asmara? No. Mi ricordo che ci sono stato all'Asmara. La più bella città che ho visto in Africa. Io sono di Nefasi. Non è lontano dall'Asmara. Lì ci sono molte cose che avete costruito voi italiani. Perché sei scappato? Magari lì non saresti morto. Sarei morto lo stesso. A casa mia tutto uccide. Allora noi tentiamo la sorte, il mare, le barche. E quel mare freddo che noi d'altura non avevamo mai visto.
Sapevi nuotare? No, però sapevo correre, evitare le formiche carnivore, parlare con i miei fratelli, mungere una capra. Ma la capra non c'era più, solo formiche. Allora avevo migliorato la mia corsa. Sa che la corsa fa dimagrire? Sei già per le ossa. Ero magro perché sono eritreo, però quando correvo dimagrivo ancora. Non mi piaceva sentire i miei muscoli lunghi, tanto nudi che li potevo pizzicare. Avrei voluto avere un po' più di carne tra la pelle e i muscoli. Neanche riso, grano, non c'era niente a Nefasi. Il mio governo rifiuta gli aiuti del mondo. Dice che l'Eritrea sta bene e non ha bisogno di niente. Propaganda. Il presidente è un assassino che dice di uccidere per il nostro bene. Uccide noi per il nostro bene. Niente cibo, niente libertà, niente aiuti dal mondo. Allora qualcuno scappa. Dicono 4.000 al mese. Molte persone. Un paese più piccolo di Palermo, giusto? Giusto. Tua madre è viva, vero? Sì. Io però sono qui ad accogliere gli altri. E io pure. Vivi e morti. Io sono morti. So che su una nave, non quella, c'è un mio cugino. Aveva 15 anni e una malattia che gli faceva salire la febbre ogni giorno fino a 40. È morto nella pancia della barca. L'hanno lasciato là, tra i corpi di quelli che, come lui, hanno resistito poco. Perché siete saliti su quel barcone, sapendo che cosa poteva succedere? Sapere cosa? Che saremmo morti. No, non sapevamo. Mia madre ha pagato $6.000 per me e per lei, dalla Libia a Lampedusa, e pensava che avremmo avuto una vita nuova. Anche se mio padre e i miei fratelli più grandi erano restati a Nefasi. Una vita nuova, triste, ma una vita. Dicono che i morti possono sapere tutto, è vero? Tu sai che cosa stanno facendo ora tuo padre e i tuoi fratelli? Li vedo seduti, in cerchio. Sono vivi. Mio padre sta dicendo una preghiera, è come il Padre Nostro. Però è un po' cambiato. In che senso cambiato? Dio non è uguale dappertutto. Il Dio degli africani è meno generoso. Anche se è il Dio di Roma, lo stesso, ma non identico. Per questo mio padre ha cambiato le parole della preghiera. Lei lo sa, il Padre Nostro? Ho studiato dai preti, certo che lo so. Padre Nostro che sei nei cieli... Dacci ogni tanto il nostro pane quotidiano. Ogni tanto? Le ho detto che il Dio d'Africa è diverso. Nel nostro caso è più parsimonioso. Sono arrivati davvero. Altri 75 morti e 120 vivi. Che cosa farà adesso? Li accoglierà dicendo che le dispiace? A me dispiace veramente. Anzi, per essere onesto, devo dire che sono molto arrabbiato, non dispiaciuto. Arrabbiato perché moriamo e lei è costretto oggi a stare qui con me sotto il sole, ad aspettare barche piene di cadaveri. Non essere duro. A voi non può più succedere niente. A noi ancora tutto. Sai quanto è brutto vivere nell'incertezza del proprio destino? Noi in Eritrea avevamo ogni giorno l'incertezza di avere o no un litro d'acqua. C'è, non c'è. E lei con il suo completo di lino mi parla di incertezza. E che pensa a quelle bestie che hanno colpito tua madre con il calcio del fucile? A quelli che hanno buttato in mare l'insulina di una bambina malata di diabete? A quelli che lanciavano in mare i bambini nigeriani che non sapevano nuotare, guardandoli affogare? Questi che guidano le barche sono africani come voi. Perché vi odiano? Perché siamo più poveri di loro. Loro sono trafficanti, schiavisti, non sono poveri. Ora no, ma prima, magari da ragazzi, sì, erano poveri. Poi hanno cominciato a lavorare per la mafia e sono diventati ricchi. E si sono comprati le barche. Ma odiano ancora la povertà, cioè il loro passato, cioè noi. Ah, li stai giustificando. Ma loro hanno ucciso te e migliaia di uomini come te. Non li giustifico. È che capisco perché ci buttano a mare. Perché ci lasciano affogare. Loro pensano ai soldi, noi alla nostra vita. Ma a loro della nostra vita non importa niente. Loro vedono ognuno di noi come un mucchio di dollari e basta. I dollari non bevono, non mangiano, non pisciano. I dollari stanno uno sull'altro. E loro vi tengono uno sull'altro, accatastati, da vivi e da morti. Sta cominciando a capire.
Tocca a noi fermarli, questo l'ho capito. Ma voi invece continuerete a usarli alimentando il traffico di esseri umani. È la sola possibilità che abbiamo. Ha visto quelle donne l'altra sera, sulla barca dove io sono morto? Erano eritree, erano siriane. Belle, certo. Non come le somale. Scappavano dall'ISIS, hanno detto. È così. Se le avessero prese, diventavano schiave del califfato. Carne a perdere. Lo so. L'unica possibilità che avevamo era quella barca. Quella gente che ci odia e che per 3.000 dollari ci porta dall'altra parte del Mediterraneo. Non tutti arrivano. Parla di me? Di noi che siamo morti? Annegati? È così? E sa che significa? Noi siamo la quota da pagare alla felicità degli altri. Sa che prendi la morte un po' troppo bene. È come le barche. Non ho altra possibilità. La vita mi è sfuggita senza aver mai amato una ragazza. Senza aver fatto figli. Senza aver mai bevuto quei liquori che vedo nelle vostre pubblicità. Ma non sono arrabbiato. Penso che per me che sono morto, 10 ce l'hanno fatta. Noi abbiamo avuto i partigiani. Per uno che moriva, 10 liberavano l'Italia. E abbiamo avuto gli eroi del Risorgimento. Sai, morivano a 20 anni ed erano già generali. Magari loro avevano già avuto una donna. Magari. Lei ha figli? Sì, ormai più grandi di te. Una somiglia a quel medico là, vedi? La conosco. È una dottoressa. L'ho vista abbracciare una donna, una mamma somala che non smetteva di piangere. Provava a consolarla, ma non ci riusciva. La figlia della donna, una bambina di 10 anni, era diventata blu per mancanza di ossigeno. Era di carnagione più chiara di me e il blu si vedeva. La donna ha raccontato che lei è morta tra le braccia dopo un giorno di leggeri lamenti. Lei aveva chiesto a quegli uomini di poterla portare sul ponte della barca per farle respirare l'aria di mare. Loro volevano i soldi. O ci dai 50 dollari o resti lì sotto. Ma lei non li aveva. Sua figlia stava male, tossiva. Aveva la febbre alta, non beveva da un giorno. L'ha tenuta stretta, respirando ogni suo lamento. Carezzandola piano, bagnandola di lacrime. Finché la bambina... Finché il suo corpo è diventato blu. Dov'è ora quella madre? In un centro d'accoglienza qui vicino. Molti non vogliono restare in Italia. Io sarei rimasto. So che gli italiani non ci odiano. Lo sai che quando c'è libertà di razzia, in siciliano si dice cupiglio turco e uso. Per turco si intende ogni uomo di colore. Turchi. È un modo di dire figlio delle razzie saracene nella Sicilia occidentale. Non sempre andavano bene ai pirati. Ogni tanto i siciliani si nascondevano e sconfiggevano i predoni. E in quel momento chi catturava il saraceno ne faceva un proprio schiavo. Io quindi sarei un turco? Certamente. Però a te ti ha preso la morte. Non potrai più essere schiavo. Ha ragione. La vostra storia, questa terribile strage, ci sta dicendo qualcosa sul nostro futuro. Che cosa vi diciamo? Che niente sarà più uguale a prima. Non ci sarà più un'Italia di solo pane bianco. Ma ti rendi conto che la nostra nazionale di calcio praticamente non ha neri in squadra? Infatti non vincete più. Però se posso permettermi, questo esempio sul calcio mi fa schifo. Noi affoghiamo e lei mi parla di calciatori. Il calcio è uno degli specchi in cui ci guardiamo. Contenti voi? Il Palermo, con le sue maglie rosa e nero, rappresenta bene questa città. La luce e il lutto, diceva Bufalino. E chi è? Lo potresti incontrare nell'aldilà, un tipo riservato. Un grande scrittore. E dice che la squadra rappresenta bene la città. Il Palermo è una squadra che ha scoperto moltissimi grandi talenti, argentini, uruguaiani, anche italiani, e che poi li ha venduti.
e a farti andare via. Almeno il presidente ci ha guadagnato. Sì, ma la città no. Qui da noi è sempre una storia di interessi individuali. E il presidente della squadra si è adeguato. Non siamo capaci di amare l'umanità, le città, l'insieme delle cose che compongono un paese. Noi preferiamo amare la nostra famiglia. Ci sembra già un grande impegno. Lei ama i suoi cittadini? Sì, certo. Dica la verità. Va bene, non tutti, anche se dovrei amarli tutti come un vescovo con il suo gregge. Ma non ce la faccio. Cosa non le piace oltre a quello che ha già detto? Il cinismo di molti palermitani. Un popolo per crescere deve credere alle favole, deve accarezzare i sogni. A Palermo i sogni sono più fuori legge della mafia. Il sarcasmo ha sepolto l'innocenza. Le pallottole del passato hanno completato l'opera. Sa come sono chiamati indistintamente gli uomini che amministrano il potere pubblico? Pupi. Ma io ci provo a non esserlo, a sognare un futuro migliore. È fortunato, sa? Lo può fare senza bisogno di prendere una barca e di morire in una stiva. Lo so. Ed è per questo che sono arrabbiato con la mia gente. Avremmo tutto per rendere Palermo la città più bella del mondo. E invece la umiliamo, la violentiamo. La rendiamo un'ipotesi di città felicissima, mai una tesi. Parla difficile, però. Capisco. Grazie, ragazzo. Scusami per lo sfogo, so che tu hai altri problemi. Un po' più grandi di questa vostra città. Anche se ora, come le dicevo, è tutto passato. Ci pensa. Avrò 20 anni per sempre. Saremo un popolo di ragazzi e ragazze senza tempo. Uomini che non invecchiano, donne che restano belle. Morire ha i suoi vantaggi. Non crede? Non credo. Rosalia, Santuzza Betta, vergine fra le vergini, muta picciotta che non si vuose maritare, ascuta a Camoranno Augi, cittadini di sta terra lorda, masculi e femmini che hanno solo amari. Se tu, signo, a cruci, o lampuri luci, inserragliata nu monti, talì in bascio, e che viri? Doluri. E chi sta a ragione perché ti priamo? Arridunaci usuli, carria umari, facci un miracolo, vitta tutto a colori. Gioiuzza, com'è andata oggi al lavoro? Benino. Quanti ne hai fatti? 2. Uno è morto subito, gli ho sparato con la 357. L'altro, quello del pomeriggio, ci ha messo più di 10 minuti. Non avevo stretto bene la corda quando l'ho incaprettato. La vuoi la pasta con i broccoli in tegame? Ah, lo sai che non la digerisco. Ce n'abbiamo al casezze? Sì, 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 mi pare di sì, sì. Vedi se è vicino alle garze. Ah, minchia sta sciatica. Ah, ti devi riguardare. E come faccio? E come fai? Devi incominciare a dire di no al soprastante. Brava Marianna. Io sono un picciotto, non... Vabbè, tu eri un picciotto. Ora sei un cristiano grande. Hai 54 anni, le tue responsabilità... Devi capirlo, Totuccio, e lo deve capire pure il soprastante. Dovresti essere con me quando mi chiama per darmi gli ordini. E che ti dice? Deve fare questo, deve fare quello. E poi aggiunge, lo sai Totuccio, che non ne voglio sapere niente. Così mi tocca fare il lavoro senza fare parola a nessuno. Ma scusami, ma tu i tuoi atanti ce li hai, sì o no? Certo che ce li ho. E li conosci pure, anche se non li ho mai voluti invitare ai nostri anniversari. Ah, gioia mia, grazie. Non bisogna mai mischiare il lavoro con la famiglia, mai. Te
Ti voglio bene, Mariannina. Allora però me lo devi dimostrare. Devi andare dal boss e gli devi dire basta, io mi ritiro. Ma tu mi metti in difficoltà. Una moglie non dovrebbe mai farlo con un marito che lavora e come vedi si spezza la schiena in due per mandare avanti la famiglia. Scusa, amore mio, hai ragione. E poi dimmi con precisione dove è l'Alka-Seltzer, non voglio scombinare tutto l'armadietto del pronto soccorso. Va bene, te lo vado a prendere io. Ah, grazie amore mio. Mangiamoci allora la pasta con i broccoli in tegame e non pensiamoci più. Ma chi era quello che dovevi incaprettare? Uno dei Madonia, lo sai, sono fitusi. E il mio sovrastante glielo vuole far entrare nella testa. Ma scusami, Salvatore Madonia o Pinuccio Madonia? Pinuccio. Non mi era mai sembrato niente di che, devo dire la verità. Invece dovevi vedere quanto ci ha messo a morire, oh. Un uomo duro. Oppure una corda molla. Va bene, l'avevo detto per primo io, non ho stretto bene la corda. Ne vuoi fare una tragedia? No, non mi passa neanche per la testa, che quando il lavoro ti dà i pensieri, li dà anche a me, ma non deve essere bello dover aspettare 10 minuti prima che uno si leva di mezzo. E tanto non aveva dove andare. Piedi e mani erano legati dietro, belle forti. Sulla gola non avevo tirato abbastanza, questo sì. Ma dove l'avevi messo? Per terra, nel garage di Sarito. C'era olio di macchina, lui gridava come un vitello scannato. Poi gli abbiamo infilato in gola una pezza per pulire i carburatori e ha smesso. Ti va bene un piatto così? Ah. Mi stavi dicendo di Pinuccio Madonia? Ah, sì. La pezza. Lui si è stato zitto subito. Aveva gli occhi rovesciati, io credo per quello schifo di pezza che gli abbiamo messo in bocca. La puzza di benzina e olio di macchina era più forte di quella di piscio. Che? Se l'era fatto addosso? Quando ha visto le corde e lo abbiamo buttato per terra si è bagnato subito. Mischinazzo. Ma quando mai? Un pezzo di merda e... cioè, era. Hai ragione. Ma ti piace, gioia mia, la pasta con i broccoli? Meravigliosa. Lo vuoi un bicchiere di vino? Certo, vita mia. Il vero problema è stato che lui, con quella pezza in bocca, continuava a fare rumori tipo motorino d'avviamento. E ti giuro, mi dava un fastidio. Ma certo, sti rumori continui ti possono trapanare il cervello. Ma poi, come avete fatto a farlo smettere? A calci. Guarda come mi sono ridotto il mocassino. Talia! Ma li dobbiamo portare dal calzolaio, sono costati un occhio della testa. Sì, bravissima Mariannina, la pasta è una meraviglia di Francia. E così lui è stato zitto. Esatto, 10 minuti ci ha messo. Poi abbiamo caricato il corpo nel bagagliaio della Tema. Non è stato facile perché era tutto bagnato e feteva. L'abbiamo preso dalle corde, per fortuna che c'erano i miei picciotti. Ma la puzza, dovevi sentirla. A proposito, gioia mia, mi daresti un altro cucchiaio di pasta con i broccoli? Ma sono felice che dopo tanti anni ti piace ancora. Io lo dico sempre, l'importante è avere la famiglia. E nella famiglia una che sa cucinare. Dico la famiglia, quella nostra, poi c'è l'altra, quella con la F grande. E lì il soprastante se ne fotte di chi sa cucinare, lo sai. Lui se ne frega, ma sua moglie non credo. Hai ragione. Ma una pasta con i broccoli in tegame come la tua se la possono sognare di notte. Minuzza mia, grazie. Ma il soprastante ti ha detto pure dove lasciare questo Pinuccio Madonia? Mi aveva detto verso Monte Pellegrino, nei tornanti. Ah, è stato bellissimo fare le curve con la Tema, andando piano e guardare la spiaggia di Mondello lì sotto con il sole del pomeriggio. Ma che aveva fatto su Madonia per far arrabbiare così il soprastante? Te l'ho detto, era un fituso. Ma nel senso che parlava con la polizia? No, si comportava male negli affari. Non rispettava la parola. Anche. Ma la cosa peggiore era che aveva fatto un accordo con il mio soprastante per la cocaina a Mondello. E poi ha fatto il maleducato. L'accordo era facile. Pinuccio poteva vendere a condizione che un terzo dell'incasso andasse a noi dalla famiglia. E non l'ha fatto? L'ha fatto, ma in modo sgarbato.
è venuto a trovare il sovrastante e gli ha messo i soldi sul tavolo senza nemmeno chiedere come stavano i figli, la moglie. Tipo uno che paga un mutuo ed è incazzato con la banca. Ma dai, certo, certo che non è bello, ma... E il mio sovrastante la prima volta ci è rimasto male. Ma mi ha detto avrà litigato con la moglie. E la seconda volta? Mi, peggio di prima, entrò che sembrava una furia. Non riusciva ad andargli giù che doveva pagare un terzo alla nostra famiglia. Amore mio, scusa, mi metteresti un altro poco di vino? E allora che fece il soprastante? Niente, è venuto da me e mi ha detto questo Pinuccio Madonia non ha nessun costume. Può stare sulla faccia della terra uno così maleducato? E io gli ho risposto no, non ci può stare. Gli ho chiesto dove e come. Lui mi ha detto fai il pacco così capiscono tutti che pezzo di merda che è, poi lo lascia a Monte Pellegrino. Ho chiamato i miei, gli ho detto che c'era un lavoro, ho chiesto a Tano di portare le corde e di rubare una tema. L'ultima volta con l'Alfa Sud abbiamo avuto difficoltà a farci stare dentro con quell'altro ingabrettato. Il bagagliaio è quello che è. Totuccio, ma lo vuoi un pezzetto di primo sale col pepe? Certo, amore mio. E quindi avete lasciato la tema là e ve ne siete andati con l'altra macchina? Così è andata. Era quasi buio, un lavoretto facile facile. L'unica cosa è che quando avevamo messo il pacco nel bagagliaio io ho sentito un dolore forte alle reni. Ah, è proprio la sciatica. Totuccio, io te l'ho detto, devi finirla con i lavori pesanti. Un conto è sparare e un altro è prendere un cristiano di 100 kg, anche se ci sono i tuoi aiutanti, infilarlo nel cofano di una macchina. Poi finisci in ospedale e lo sai come sono queste cose, operazioni, pensieri... Hai ragione, infatti la mattina era passata senza problemi alla schiena, dovevo fare il lavoro all'albergheria. Ma chi era quest'altro? Niente, un rapinatore che aveva sbagliato negozio. Ah, sfortunato. No, sfortunato una minchia. Lui lo sapeva che in quel quartiere tutti i negozi, e dico tutti, sono protetti da Zio Cosimo. E lui dove era andato a fare la rapina? Da Fefe in Cardona, in Viale Lazio, quello che vende elettricità. È uno del capo che paga ogni mese il pizzo a Zio Cosimo e si sentiva tranquillo. E invece un pomeriggio della settimana passata entra uno con il passamontagna, il revolver e dice «Dunami tutti i piccioli!» Minchia, un palermitano? Un palermitano che viene a rapinare proprio a me? Lui gli dà i piccioli, poi fa una telefonata, non alla polizia, ma al sottopanza di Zio Cosimo che ogni mese viene e vuole i soldi. Gli dice... Ma bella protezione che mi date! È venuto uno palermitano come a Santa Rosalia che ha voluto i quattro soldi che avevo incassato. Il sottopanza chiede se lui ha fatto la denuncia. No, gli risponde Fefe in Cardona e aggiunge che sono pazzo. E il sottopanza che ha fatto? Ha contato tutto a Zio Cosimo. Hanno fatto la loro indagine. All'albergheria hanno 10 uccellini che sanno tutto. E uno di questi 10 gli ha detto il nome del rapinatore che aveva sbagliato. E qua era? Ah, niente mescato con noi, un signor nessuno, uno che si chiamava Tano La Cava. Ma a te quando te l'hanno detto? L'altro giorno mi chiama il sovrastante e mi dice dobbiamo fare un favore a Zio Cosimo, mi spiega la questione dell'elettricista e io faccio le solite domande, come si chiama, dove sta e come devo fare il lavoro. Lui mi dice una cosa semplice, anche pesata. Una cosa bella veloce. Ma che significa pistola? Stai imparando tutto, Mariannina. Io sto in casa, ma non vuol dire che non le so queste cose. Una moglie capisce tutto. Te voglio bene. Anch'io, gioiuzza mia. Mi puoi dare un'altra fetta di primo sale? Lo sai che hai il colesterolo alto? Il dottore ti ha detto di stare attento con i formaggi. Vabbè, però oggi ho lavorato assai. Vero è, ma prima di fare scendere il colesterolo dovresti andare di corsa 20 volte a Mondello, andata e ritorno. Ah, io con te non c'ho speranza. Amuni, dai, smettila tu. Ah, e perché? È perché tra poco torna Christian dal calcio. E a che ora? Tra un quarto d'ora. A voglia. Vabbè, non è ora. Amuni, finisci di raccontarmi di questo rapinatore. Erano le 9. Sapevamo che lui ogni mattina a quell'ora si va a prendere una granita di caffè al bar di Don Peppino sotto casa sua all'albergheria. Il mio soprastante mi aveva detto che nel quartiere non avevamo problemi, potevamo fare tutto lo sgruscio che volevamo. Nessuno aveva avvisato Don Peppino, ma non c'era problema. Sapeva da solo come comportarsi.
Ma in quei vicoli ci sei andato con la macchina? Sì e no, Angelo mi aspettava dentro la tipo posteggiato su Corso Tugoli, pronto a partire. Io sono sceso a piedi, 50 metri, la pistola dentro la giacca. Hai preso la 357, è enorme! Volevo essere sicuro che un colpo bastava. Con la 38 non lo sai mai, magari non hai il tempo di un secondo, di un terzo colpo. La 357 è bella per questo. Ti avvicini, spari alla testa e la testa non c'è più. E con il rapinatore è bastato una sola volta? Era così tranquillo il bar di Don Peppino che ho dovuto colpirlo prima al petto e poi alla testa. Ma non gli hai detto niente prima? Ah, mi è venuto in mente di dirgli una cosa da ridere. La cava! Chi tocca l'elettricità muore! Lui mi ha guardato come fosse pazzo. Poi deve aver capito. Ha allargato gli occhi, ha alzato una mano verso di me. Ma tu immagina se un braccio può fermare il colpo della 357. Ho sparato, gli sono saltate alcune dita e la pallottola gli ha squarciato il petto. Lui è caduto davanti al bancone con la faccia all'aria, la granita si è rovesciata, Don Peppino guardava da un'altra parte, non c'erano altri clienti. Mi sono avvicinato piano, lui rantolava e allora per fare finire la sofferenza che provava, ho fatto un atto di compassione, va. Gli ho appoggiato la pistola alla testa e ho sparato di nuovo. Oh, poco ci mancava che mi sporcava i pantaloni col suo cervello. I due botti devo averne sentiti in tutta l'albergheria. Ah, penso di sì. Infatti uscendo la strada era vuota. Tutti hanno capito e si sono fatti i fatti loro, chiudendosi dentro. Io tranquillo tranquillo sono andato in Corso Tugoli. Angelo mi ha visto, la macchina era già in moto, ce ne siamo andati alla base, nell'appartamento di appoggio del sovrastante, per pulirci e sistemare le armi. Ma meschino, giornata pesante fu. Pomeriggio più pesante, te l'ho detto, quel madonia ci ha fatto soffrire. Invece sto alla cava si è comportato molto bene. Gioia mia, non ci pensare. Per dolce abbiamo solo due cassatine fatte all'estrabar. Ah, tu lo sai come farmi felice. Rosalia, Santuzza Betta, senti, magari tu stati raggimari. I casi carini, siamo figli sconsolati, runa c'arienza, priamo a tia picchi sicchina e grazia, figlia, come a nuauci, di sto munno capigliò verso fallato, a tia beddo, cori d'impaliemmo, a domandammo a Camora di portare un bono, di mettirci una mano in tiesta, e a tua fiesta, e sia puro chidda, di tutti i mascoli sapuriti. E di tutti i femmini cacciano rincia a vita. Sono 50 anni che sento in bocca il sapore della polvere. No, non mi è più accaduto di doverla masticare. Respirarla magari sì. Ma non è più questione delle cose che mi sono successe dopo crescendo. Il sapore della polvere è parte della mia vita. Un sapore che, lo so, non ci crederete, ma col tempo ho imparato ad amare. Senza che ci sia terra o sabbia o calce nell'aria, mi ricorda ogni giorno che sono vivo. Sì, perché io sono un sopravvissuto. All'inizio quella notte, mentre sentivo la voce debole di mia sorella Antonietta, pensavo: fanno schifo questa polvere, questa terra, queste costruzioni che ci sono cadute sulla testa. E sentivo pure il gelo nelle ossa, anche se ero coperto di pietre, di tavoloni, di cose, e non dovevo sentirne freddo. Certo, era gennaio, e nel Belice a gennaio si sta vicini alle stufe con la legna che brucia, non sotto le pietre. E c'era un buio tremendo. Una notte che era diventata la notte di tutte le notti. La voce di Antonietta che sembrava il lamento di una pecora che sta per essere sgozzata. Non sapevo dove fosse, però sapevo che era vicino a me. Pensai che intorno a noi, da qualche parte, dovevano esserci anche mio padre, mia madre, eppure i nonni. Ma non si udiva altro fiato se non quello di Antonietta. Turi, diceva debolissima, aiutami.
come potevo. Non ce la facevo a muovere le braccia, troppo peso c'era su di me. E poi ero bambino pure io. Che potevo fare? Allora gridai: Antonietta, ora vengono, non ti preoccupare. Rispose con un mugolio, poi mi disse: Turi, il buio a me mi fa paura. E tu allora muoviti, vieni qua, le risposi. E mise un altro verso, stavolta più di gola, poi sussurrò: Non mi sento più le gambe, non mi sento più le braccia. E allora tu non ti muovere, le dissi. E che cosa faccio, Turi? E pensa a una cosa bella, risposi. Che dici? Penso alla mia bambola, quella che mi ha fatto la nonna. Ce l'hai dato un nome alla tua bambola, chiesi. Certo, si chiama Murita, rispose lei con una voce fioca come una fiammella nel buio della notte. E tu allora pensa a Murita, le dissi, sperando di darle coraggio. Ero il fratello maggiore anche per queste cose. Si lamentò ancora di tanto in tanto con voce sempre più debole. Io mi sentivo senza forze, come dopo una corsa lunghissima in salita. Però non avevo il fiatone. Non mi facevano male i muscoli. Anzi, non mi faceva male nessuna parte del corpo. Solo debolezza. E quel sapore di sabbia, terra e polvere in bocca. E il peso di tutto su di me. Un peso che mi teneva schiacciato tra le cose, tra le pietre. Ero un prigioniero che non poteva neanche piegare le gambe. Chiusi gli occhi e cominciai a pregare con le labbra senza fare rumore. Come ci aveva insegnato la domenica Don Cosimo, pregai la Madonna e poi San Domenico, protettore di Montevago. Insieme potevano fare il miracolo di sollevare tutte quelle cose e farci rimettere in piedi. Mamma, papà, io e Antonietta. E una volta che il miracolo era cominciato, doveva anche far mettere in piedi i miei nonni, eppure Zumelo, quello che la mattina mi regalava il pane appena fatto, ancora caldo, e io me lo mangiavo per strada saltellando. Pregando, pregando, mi addormentai. E nella notte, in quello che restava di quella notte, non accaddero miracoli. Anzi, non accadde proprio niente, se non che Antonietta smise di lamentarsi. Mi svegliai che poteva essere diventato giorno. Tra le pietre passava qualche filo di luce che riuscii a vedere perché per fortuna ero schiacciato a faccia in alto. Se fossi stato a faccia in basso non avrei mai saputo se era un nuovo giorno. La mia bocca era secca come la mano di mio nonno dopo che tornava dai lavori con la zappa. Avevo sete e non potevo chiedere a nessuno, neanche alla Madonna o a San Domenico. Volevo un bicchiere d'acqua, solo uno. Allora mi feci forza e, malgrado la polvere in bocca, provai a inghiottire quel poco di saliva che avevo. Cominciai a tossire. Però capii che potevo parlare. Gridai due volte: «Aiuto! Aiuto!» Mi sembrava che la voce tornasse addosso a me, che non volasse nel vento, perché intorno c'era giusto quel poco d'aria che mi permetteva di respirare. Altro che vento. Provai da capo, stavolta urlai: «Mamma, papà, mamma, papà, aiuto!» Niente, mi rispose il silenzio. Pensai che sarei morto di sete. Chiusi gli occhi e quei fili di luce scomparvero in una notte che stavolta avevo deciso io, serrando le palpebre. La prima giornata dopo il terremoto passò così. Ero sotto le pietre con una sete che mi faceva delirare e una terribile paura di essere l'unico rimasto vivo sulla terra, la nostra terra. Immaginai la campagna aprirsi e inghiottire i filari di vite. Il trattore, i miei nonni, Don Melo, cadevano giù come in una buca enorme senza fine. Però mamma, papà e Antonietta si erano salvati, non erano stati inghiottiti. Lo sapevo sicuro, sicuro. Dormivano tutti nella stessa stanza mia. Mia sorella nel letto con me, testa ai piedi, e lei era lì vicino da qualche parte.
Avevamo parlato e forse ora stava dormendo. Invece morirono tutti. Della nostra famiglia mi salvai solo io e quando mi tirarono fuori ero più morto che vivo. Molti anni dopo, ormai grande, lessi su un giornale che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 a Montevago fu distrutto il 99% delle case, mentre l'1% rimanente fu danneggiato in modo grave. Il paese, mi documentai, era fatto in tutto da 1393 edifici. Dopo le scosse erano quindi rimaste in piedi 13 case, eppure lesionate. Non so dire di preciso quante persone morirono, ho letto su quel giornale che nella Valle del Belice le vittime furono 250, da un'altra parte però ho letto che furono 400. Non ci sono calcoli esatti, a quel tempo era tutto un po' incerto. So soltanto che in alcune zone i soccorsi arrivarono 2 giorni dopo. 2 giorni passati al buio e alla pioggia, sotto le pietre, con i morti accanto e con i feriti che gridavano. Io fui fortunato, finii in un ospedale a Palermo e poi in una comunità di orfani. Sono cresciuto senza parenti, con altri bambini come me. Molti di loro, come dicono dalle mie parti, presero la via dell'aceto e divennero delinquenti, non tutti. Però noi ci sentiamo ancora, 50 anni dopo, con quelli che sono vivi. Delinquenti e non delinquenti, che importanza ha? Io entrai in quell'istituto perché una mattina venne in ospedale una dottoressa che sembrava una suora e mi disse che ero rimasto solo, che dovevo farmi coraggio, che lo Stato mi avrebbe aiutato. E come? Disse io allargando gli occhi. Nessuno mi può aiutare se mio padre e mia madre sono morti. La dottoressa si abbassò sulle gambe e mi disse: Turi, ci sono altri bambini come te. Noi vi aiuteremo a studiare, a diventare grandi. Ah, io volevo piangere. E poi non avevo ancora pianto bene bene da quando c'era stato il terremoto, neanche ai funerali perché non mi dissero che c'erano. E non ho pianto neanche con i miei zii perché non sapevo dove erano. Ma non piansi neanche quella mattina. Anzi, dissi alla dottoressa: va bene, ci vado. Glielo dissi un po' per sfida e un po' perché in quell'ospedale non ci volevo più stare. E a Montevago mi avevano detto i poliziotti non c'era più niente, più nessuno. Dove sono andati? Avevo chiesto io. Da tutte le parti. Le baracche sono da tutte le parti, mi risposero. Poi si girarono e se ne andarono. E io quella mattina feci lo stesso. Mi girai e me ne andai dall'istituto. All'istituto. Lì ho finito le scuole. Mi sono diplomato e a 19 anni presentai la domanda per entrare nei vigili del fuoco. Mi presero subito. È stata una vita bella. Ho girato diverse città italiane e a Perugia ho trovato la donna perfetta per me. Si chiama Lunetta. Abbiamo fatto figli e ci vogliamo bene come al primo giorno. In tutti questi anni io ho lavorato al comando di Padova, di Torino, di Perugia, poi mi hanno trasferito a Roma e qualche anno fa, prima di andare in pensione, mi hanno domandato dove volevo concludere il mio lavoro. Potevo scegliere l'ultima sede. Ho chiesto a Lunetta se voleva tornare a Perugia, io e lei da soli, perché i nostri figli sono già grandi e lavorano. Ma lei mi ha detto che lì non aveva più nessuno, che forse invece sarebbe stato bello per me tornare in Sicilia. Ma anch'io non ho più nessuno, le dissi. Hai i tuoi ricordi. Mi convinse. Dopo un viaggio durato quasi 40 anni, tornai in Sicilia. Ma non a Montevago, lì non sarei potuto stare. Non esisteva più il mio paese. E non esistevano più Gibellina, Santa Margherita Belice. Cioè, esistevano, ma erano diversi, ricostruiti. Anche la mia Montevago. Portai Lunetta tra le pietre, che ancora ci sono, vicino a dove c'era casa nostra, o almeno dove io mi ricordo che fosse. Indicando le rovine mi chiese se eravamo poveri. Io dissi di no, che nessuno in paese era povero. Ognuno aveva qualcosa. Poi tutto quella notte ci fu portato via.
Lunetta mi prese per mano e mi fece scendere un sentiero tra le pietre. Salimmo in macchina, lei guardò sul cellulare. La strada per Sciacca è di là, disse, indicando un punto verso il tramonto. Mi ero fatto assegnare al comando provinciale di Sciacca, ma avevamo deciso di vivere a Menfi, un paese a 20 chilometri dove c'erano dei miei lontani cugini che lavoravano nelle cantine del vino. Ci avevano trovato una casa vicino al mare, davanti alla spiaggia di Porto Palo. I nostri figli, sapendo che stavamo sulla spiaggia, avevano detto che ci sarebbero venuti a trovare. Io non sono un uomo di mare, sono un uomo di terra. Ho imparato da bambino a riconoscere i germogli, a coltivare i pomodori, le zucchine, a potare una pianta di vite, a mungere una pecora. Però il mare mi piaceva. Mi faceva dimenticare gli anni duri che la terra mi aveva dato. Prima come figlio del terremoto, poi come vigile del fuoco in giro per l'Italia, a salvare la gente dalle fiamme, dalle voragini, dalle piogge, da altri terremoti. Facevo parte della squadra scelta del comando provinciale di Roma, quelli che partivano subito quando c'erano disastri. Eravamo gli angeli della salvezza. Avevamo la magia delle mani e del coraggio, una magia che pensai fosse finita il giorno in cui i miei colleghi romani, accompagnandomi verso il mio ultimo incarico, mi regalarono un orologio svizzero automatico e mi cantarono in coro "Ciuri ciuri". Andai in pensione esattamente 2 anni fa, il 1 ottobre del 2014. Con Lunetta abbiamo fatto lunghi giri per riscoprire la dolcezza della Sicilia, della costa che guarda l'Africa e di quella gente che lavora dando lavoro. Di tanto in tanto prendevo la macchina e tornavo da solo a Montevago, quella vecchia intendo. Non avevo il coraggio di dirlo a nessuno, ma mi ero dato una missione: trovare Muridda, la bambola di mia sorella. Ero sicuro che la terra un giorno l'avrebbe restituita. Era una cosa che volevo per me, per lei. Quante notti ho risentito nella mia testa l'ultimo dialogo con Antonietta. Lei che mi diceva dal buio, "Turi, ho paura". E io a dirle stupidamente, "Pensa a qualcosa di bello, pensa a Muridda". Con i piedi scalciavo le pietre sui viottoli della Montevago vecchia nella speranza che emergesse un piccolo braccio di stoffa, una zazzera fatta di fili di lana arancio. Poi pensavo che in 50 anni la stoffa si distrugge, che la lana diventa polvere, che Antonietta ha una tomba in un cimitero fuori Montevago Nuova e che io non vado mai a trovarla, né lei, né mamma, né papà. Non vado a trovare nessuno. Io ho sempre pensato che per loro contasse più quello che ricordiamo di quello che facciamo. Ed io di Antonietta mi ricordo tutto. Persino i calci che mi dava quando dormivamo testa e piedi nello stesso letto. Oppure il fatto che odiasse il latte appena munto e le noci. Oppure la sua voce quando mi chiedeva di tenere il telo davanti al gabinetto all'aperto perché si vergognava. Era mia sorella. E io quella notte non avevo saputo proteggerla. Non trovai Muridda. Non emerse alcuna testolina di stoffa dalla terra secca di Montevago Vecchia. Sapevo che era inutile. Ma tornavo di tanto in tanto per riprovare le sensazioni di quella notte maledetta. Lo so che è strano. Se si è provato un dolore terribile, di solito non piace a nessuno riprovarlo. Io invece volevo risentire quelle fitte 50 anni dopo. Dentro di me volevo soffrire per essere rimasto vivo. Come se non avessi sofferto abbastanza. Non lo so. Camminavo per Montevago Vecchia e sentivo il buio di quella notte, la voce di Antonietta, il sapore della polvere. Poi tornavo a Porto Palo da Lunetta e ripensavo alla mia vita dopo con la divisa dei vigili del fuoco, ai tanti interventi di notte tra fiumi tracimati, fango che scendeva come lava, famiglie sui tetti da salvare
Era come se potessi sentire i silenzi della zona rossa dell'Aquila, come che qualcuno avesse tolto l'audio mentre con le mani, delicatamente, io e la mia squadra cercavamo i corpi dei ragazzi morti nella casa dello studente. Tirammo fuori 4 di quei poveri ragazzi. Erano lì per studiare in una struttura moderna che alla prima scossa venne giù come un castello di carte da gioco. Doveva essere un edificio antisismico. Si rivelò un edificio antiuomo, costruito da persone senza scrupoli, affaristi senza cuore. Lo so, ero rimasto in vita per fare un lavoro. Però se avessi trovato Murid, il mio cuore avrebbe avuto una riduzione di pena. Quella mattina di fine agosto Lunetta entrò di corsa in camera e disse: «Turi, vieni a vedere!» Era bianca come un lenzuolo. «Che c'è?» chiesi. «Questa notte», rispose. La seguì in cucina, dove la televisione mostrava dal cielo un paese che sembrava colpito da un bombardamento. «E Amatrice, ci sono un sacco di morti», mi disse Lunetta, stringendo tra le mani il tovagliolo che non riusciva a mettere sul tavolo dove c'era la colazione pronta. Un giornalista ripeteva in TV con tono concitato che la scossa era stata alle 3.36 e che l'epicentro era stato individuato ad Accumoli, in provincia di Rieti. Si presumeva che ci fossero oltre 20 morti e molti dispersi. Guardai la tazza con il caffè. «Lunetta, io ci devo andare», dissi chiudendo gli occhi, non volendo vedere la sua reazione. Chiamai i miei ex colleghi, raggiunsi Alfredo sul cellulare, erano già in viaggio verso Amatrice. «È un disastro», disse con un filo di voce, «molto più grande di quello che dicono in televisione». Trovai un volo per Roma e mi unii a una squadra della protezione civile in partenza da Fiumicino. Avevo appuntato il mio distintivo rosso e blu di capo reparto sul giubbotto di cotone. Non mi conoscevano di nome, ma mi riconobbero il distintivo dei vigili del fuoco. Al pomeriggio eravamo ad Amatrice. Alle 8 di sera, sotto le fotoelettriche, in quel frastuono di urla, picconi, pale, cani, vidi la mia vecchia squadra di Roma. Due di loro, Fernandi e Piccioni, due giovani vigili, entrambi toscani, stavano portando in braccio due anziani feriti appena estratti dalle macerie. I parenti che avevano guidato le ricerche indicando i luoghi dove fino a quel giorno prima c'erano le camere, il bagno, la cucina, scoppiarono a piangere non appena poterono sfiorare i due anziani. Osservai la scena e per un istante ebbi la sensazione di essere altrove, Abruzzo, Toscana, Emilia, in uno dei tanti luoghi dove nei miei anni da vigile avevo visto l'orrore alacremente all'opera, sferzando gli uomini e le nostre vite. I due anziani furono indirizzati all'ospedale da campo appena allestito fuori Amatrice. Non so come fu possibile, ma tra il rumore dell'ambulanza che partiva, le urla degli altri vigili, il frastuono delle pale meccaniche, riuscii a cogliere quella voce. Una voce flebile, una vocina direi, che veniva da sotto un pilastro sventrato che sembrava un rottame delle Twin Towers. Mi accostai inginocchiandomi, mi tolsi l'emmetto per ascoltare meglio. «Aiutatemi», sembrava sussurrata quella vocina. Un tono così debole che non avrei mai potuto percepire. Invece sentii il suo disperato bisogno d'aiuto e allora senza pensarci gridai, rivolto a Fernandi e Piccioni, i due ragazzi della mia vecchia squadra: «Qui sotto, venite subito, qui sotto c'è qualcuno vivo!» I due vigili accorsero. Uno dei due chiamò un collega dei carabinieri cinofili. Arrivò anche un pastore tedesco al guinzaglio di un giovane militare con la faccia pulita che forse aveva appena 20 anni. Il cane puntò subito al pilastro. Io e gli altri cominciammo a togliere pietruzza dopo pietruzza, gridando intanto a turno: «Arriviamo, resisti!» Dopo mezz'ora eravamo più giù di 40 centimetri. Sentivamo le invocazioni adesso deboli: «Aiutateci, siamo in due!» Un quarto d'ora ancora ed eravamo un metro sotto.
Trovammo un solaio sfondato, portammo le torce e illuminammo un po' a caso, sperando che chi era sotto capisse che in superficie si lavorava per salvarli. La vocina ritornò a farsi sentire, doveva essere una bambina. Disse con tono di implorazione: «Presto, presto, siamo io e mia sorella!» «Certo, prestissimo!» Due bambine da strappare alla morte. «Certo, piccola, ci siamo!» Il braccio era sottile. Lo vidi io per primo togliendo l'ultima pietra che le schiacciava. Un braccio proteso verso su, verso la luce delle nostre torce. «Eccole!» gridai. «Come state? Siete ferite?» chiesi con tutta la voce che avevo in corpo. «Io sto bene», rispose la bambina. «Elena, non lo so». «E dov'è?» domandai. «È sopra di me, sdraiata, ma non parla», rispose. 10 minuti dopo tirammo fuori il corpo senza vita di Elena e salvammo la sorellina Francesca. Per la verità non fummo noi a salvarla, ma Elena, con il proprio corpo impedendo al solaio di sfondare la cassa toracica della sorella. Io carezzai il viso di Francesca, che mi guardò sgranando gli occhi, stesa su una barella. La ripulì un po' della polvere che l'aveva trasformata in una piccola statua di terracotta. Lei mi disse con la sua voce che era un sospiro: «Grazie, signore. Ma dov'è adesso Elena?» Mi girai. Feci finta di non sentire, di prendere qualcosa da terra. Non volevo che vedesse le mie lacrime e che sentisse i miei singhiozzi. Prince Manu Gilberto, Giusy Cataldo, Bruno Torrisi, grazie, grazie, grazie a tutti voi per essere stati qui con noi. È una serata che ho inteso dedicare alla mia città, a quel modo di sentire che noi abbiamo delle tradizioni e della contemporaneità. Santa Rosalia è quasi una straordinaria occasione etica per parlare di noi. Celebrare Palermo a Roma è complicato, lo so, però lo facciamo, lo abbiamo fatto, spero che le cose che avete sentito vi abbiano in qualche modo interessato. Ne approfitto adesso, comunque, oltre per ringraziare questi straordinari attori che hanno dato corpo, voce a quei sentimenti anche scherzosi, avete sentito, quando si può trattare la mafia in maniera un po' più leggera magari. Hanno dato corpo alle mie parole e sono molto contento. Io quindi vorrei intanto ringraziare loro tre, che sono stati degli amici veri. Ringrazio il maestro Marco Betta, avete sentito il suo pianoforte sotto, ha scritto questi pezzi leggendo i brani che loro hanno interpretato. Ringrazio Federica Di Stefano, che mi ha dato una mano enorme nell'organizzazione. Ringrazio i padroni di casa che mi hanno ospitato, Lorenzo Zichichi e il Cigno e il Pio Sodalizio dei Piceni. Ringrazio moltissimo Loris Angeloni e Axon, che hanno creduto nel progetto, veramente grato, grato perché è un'occasione particolare, non è, è una cosa unica, forse resterà unica. E poi la Casa Vinicola Planeta, avete assaggiato i magnifici vini, e Marco e Roberto Ricci di Mamma Arancina con la A, che quindi palermitani. Grazie a tutti. Allora, lui ha fatto la regia del suono, delle luci, dei leggi. Grazie, veramente magnifico.
Poi i ragazzi che alla porta vi hanno accolto sono tutti piume delle nostre piume, quelle là, eh?